Benvenuti su My Personal Trainer TV. Oggi trattiamo come argomento la stipsi e come aiutarsi ovviamente con la fitoterapia. La stipsi o stitichezza è una modifica sia della frequenza dell'evacuazione delle feci sia della qualità delle feci stesse, poiché diminuendo la frequenza nell'evacuazione le feci ristagnano per maggior tempo a livello intestinale e quindi c'è una ripresa di acqua maggiore da parte del nostro organismo, per cui le feci risultano più dure e quindi aumenta la difficoltà nell'evacuazione. Ovviamente la stipsi non è uguale per tutti, nel senso che non è detto che per essere regolari si debba avere l'evacuazione giornalmente. Ci sono delle persone che nella loro regolarità ci possono andare ogni 2 giorni o a volte ogni 3. Diventa stipsi nel momento in cui crea un fastidio, quindi un malessere generale, ma anche magari gonfiori addominali e simili. Le tipologie di stipsi sono due, si parla di quella cronica e di quella acuta. Quella acuta si tratta appunto di un problema temporaneo dovuto a un momento, una particolare situazione, può essere per esempio un viaggio oppure dopo un intervento chirurgico oppure appunto legato a un momentaneo periodo di infermità a letto dovuto a malattie o appunto a interventi, per cui si risolve velocemente appena si toglie la problematica. Quella cronica invece è un pochino più fastidiosa, è più continuativa ed è dovuto a varie situazioni che possono a volte anche combinarsi tra di loro. Innanzitutto l'alimentazione. Un'alimentazione povera di fibre e molto ricca soprattutto di carboidrati raffinati può portare a dei problemi di stitichezza. Oppure anche, che succede molto spesso soprattutto nei giorni d'oggi, l'alimentazione sregolata con pasti veloci e magari ad orari anche particolari, strani, che non sono quelli che dovrebbero essere. Poi ci può essere appunto la sedentarietà, che può essere scarso movimento fisico o l'assenza totale del movimento fisico, che crea appunto un calo di tono della muscolatura addominale e quindi non c'è più, diciamo, la spinta addominale che serve per l'evacuazione. Ci può essere anche una particolare condizione di vita o di lavoro, per cui non c'è il permesso di poter andare appunto in bagno nel momento in cui c'è il bisogno di andarci e quindi un ristagno anche lì delle feci per un tempo maggiore rispetto a quello che servirebbe, con la perdita quindi di acqua in quanto il corpo ne riprende e quindi si induriscono maggiormente, ed ecco che appunto ritorniamo al problema visto poco fa. Inoltre ci possono essere delle aggravanti come per esempio la presenza di emorroidi o di raga di anali, per cui c'è un dolore maggiore nell'evacuazione e quindi una difficoltà da questo punto di vista. La ricerca del peso forma, quindi diete particolari o l'utilizzo di purganti, di lassativi per la perdita di peso, cosa che non serve assolutamente, in più va anche a peggiorare la situazione poiché crea una pigrizia a livello gastrointestinale, per cui il nostro organismo poi, una volta che viene interrotta questa tra virgolette cura dimagrante, che non è, in quanto non serve a nulla, non è più in grado di avere un'autonomia da questo punto di vista. Una cosa che può creare ulteriormente stitichezza può essere anche l'utilizzo di determinati farmaci. In caso di stipsi, appunto, le feci diventano, come dicevo prima, più dure, per cui difficili da buttare fuori, ristagnano maggiormente nell'intestino, si ha quindi una perdita di acqua. Non solo questo, a causa appunto dell'alimentazione, la mancanza di fibre può creare appunto dei problemi nell'evacuazione delle stesse. Ci possono essere quindi dei dolori addominali, si parla di gonfiore anche addominali, senso di pesantezza e a volte un malessere generale. In tutti i casi è sempre bene consultare il medico per qualunque problema, soprattutto se si tratta di stipsi croniche.
Ci sono dei metodi per aiutarsi, innanzitutto regolare la dieta, bere molta acqua, aiutarsi con i fermenti lattici, aumentare l'attività fisica adeguata al proprio organismo e poi ovviamente ci si può aiutare con la fitoterapia che può essere unita a eventuali cure farmacologiche oppure può essere presa anche al bisogno in certe situazioni. Tra le piante che possono essere utilizzate abbiamo l'aloe, l'aloe barbadensis, famiglia delle liliacee. La parte utilizzata sono le foglie. Si prende il succo che deriva appunto dalle foglie, che contiene da un 15 a un 40% di derivati idrossiantracenici, di cui l'aloina è il componente maggiore, il 10-20% resine, tracce di olio essenziale e poi principi amari. Il succo si spessisce e quindi può essere tranquillamente polverizzato ed utilizzato appunto nei vari integratori, come lassativo contenente antrachinoni. I lassativi antrachinonici sono dei lassativi che vanno ad aumentare la peristalsi, quindi il movimento della muscolatura liscia dell'intestino verso il basso, grazie ad un'azione un po', chiamiamola, irritante sulle mucose appunto dell'intestino. E poi diminuiscono la perdita di acqua, quindi fanno sì che le feci non si induriscano troppo. L'aloe ne contiene un ottimo quantitativo, tanto che molto spesso lo si può, anzi viene consigliata, abbinata ad altre piante, magari carminative e lenitive, in modo tale da creare un equilibrio nella situazione. Per quanto riguarda il contenuto di antrachinoni, questo vale per tutte le piante che vedremo anche poi successivamente, possono appunto dare una colorazione alle urine, possono creare ulteriore infiammazione, quindi bisogna stare attenti perché non si possono utilizzare in tutte le situazioni di stipsi possono comunque arrivare anche a livello del latte materno, per cui da non utilizzare in fase di allattamento. Per quanto riguarda l'aloe, si può utilizzare in varie tipologie, si trova in estratto secco e quindi qui si va all'incirca su una compressina, si consiglia la sera prima di coricarsi, in modo tale che l'effetto venga fatto all'incirca in 7-8 ore, per cui al mattino successivo si abbia già la possibilità dell'evacuazione. Oppure si può trovare in tintura madre, quindi in estratto alcolico, ecco che allora si parla di un 20 gocce da una a due volte al giorno. Di solito si consiglia comunque sempre la sera, sempre per il fatto che durante la notte va ad agire. Il rabarbaro, Reuma officinale, famiglia delle poligonacee. La parte utilizzata è la radice, anche qui troviamo derivati antrachinonici, tannini e flavonoidi. Come abbiamo visto precedentemente per l'aloe, la principale attività viene svolta dagli antrachinoni. In compenso qui ci sono i tannini che hanno un'attività un po' astringente, ecco che allora si ha la stessa attività dell'aloe, però in maniera un pochino più delicata, per cui può essere utilizzato anche assieme all'aloe stessa oppure in caso in cui ci possono essere delle stipsi un pochino più croniche, per cui per utilizzi un po' più prolungati. Anche qui è sempre consigliato comunque non utilizzarlo in caso di infiammazioni importanti a livello intestinale. Oltre ad essere appunto lassativo, un po' meno violento rispetto all'aloe, è anche un tonico della muscolatura gastrointestinale e anche stomachico. Si può utilizzare anche questo in capsule o in compresse, di solito in capsule, si consiglia sempre una, a volte due nei casi più impegnativi, sempre alla sera prima di coricarsi, oppure anche qui abbiamo la tintura madre sempre con 20 gocce alla sera prima di coricarsi, sempre per il fatto che abbiamo visto precedentemente che va ad agire durante la notte. La frangola, Rhamnus frangola, famiglia delle Rhamnaceae. La parte utilizzata è la corteccia, contiene un 3-8% di glicosidi antrachinonici, flavonoide e tracce di alcaloidi. Ha un'azione leggermente inferiore rispetto a senna ed aloe, quindi può essere utilizzata anche per forme croniche di stipsi, può essere utilizzata anche negli anziani e diciamo è un pochino più leggera in caso di infiammazioni gastrointestinali, per cui può essere utilizzata con più
tranquillità rispetto a un lassativo contenente aloe o rabarbaro. Anche questa droga è ricca di antrachinoni, per cui c'è sempre un aumento della peristalsi e una diminuzione della perdita d'acqua dalle feci, per cui va appunto ad agire da questo punto di vista per quanto riguarda l'aiuto nell'evacuazione. Si può utilizzare in capsule, di solito si trova in concomitanza sempre di aloe o rabarbaro per aumentarne un po' la forza, però si può trovare tranquillamente anche da sola. Sempre una compressina, due nei casi più, diciamo, nei casi più importanti, la sera prima di coricarsi. Sempre per il fatto che appunto durante la notte va ad agire e al mattino si riesce già ad avere l'evacuazione. La senna, Cassia senna, famiglia delle cesalpinacee, parte utilizzata foglie e frutti. Contiene da un 2 a un 5% di eterosidi idrossi antracenici, tra cui i sennosidi A e B, che sono i costituenti principali. I flavonoidi mucillagini. Anche qui appunto siamo sempre nell'ambito delle piante contenenti antrachinoni, per cui sempre vanno ad aumentare la peristalsi data appunto da una leggera irritazione della mucosa intestinale e diminuzione della perdita d'acqua a livello delle feci che ristagnano nell'intestino. Si trova anch'essa in polvere, quindi in capsule, se ne assume all'incirca da un 100 a un 200 mg, in associazione, quindi si consiglia sempre di prenderla con delle piante magari lenitive o carminative che possono essere melissa, malva oppure anche finocchio. Oppure si utilizza appunto in tintura madre 30 gocce una o due volte al giorno. Sia le capsule che la tintura madre vanno sempre prese appunto possibilmente la sera prima di coricarsi. La cascara sagrada, Rhamnus purshana, famiglia delle Rhamnacee, parte utilizzata la corteccia. Contiene anch'essa derivati idrossiantracenici, circa un 70% costituiti da cascarosidi A, B, C, D, E ed F, che sono appunto i costituenti principali, quelli caratteristici della pianta. È un lassativo sempre antrachinonico, per cui va ad agire, come abbiamo visto precedentemente, l'aloe, il rabarbaro e simili, sempre aumentando la peristalsi e diminuendo la perdita di acqua dalle feci. Non va anche qui utilizzato troppo, per cui non deve essere utilizzato nelle stipsi croniche o dove ci sono infiammazioni importanti, perché un po' come la senna e l'aloe ha un ottimo contenuto di antrachinoni, per cui può essere insomma un pochino fastidioso. Va benissimo nelle stipsi, quelle acute, per cui quelle temporanee. Diamo un po' un'occhiata agli antrachinoni, poiché sono dei principi attivi da non utilizzare in gravidanza, in allattamento, in caso di ciclo mestruale, perché possono aumentare un po' le contrazioni a livello uterino. Non sono da utilizzare in caso di infiammazioni importanti a livello gastrico, morbo di Crohn oppure di ulcere e simili, quindi di patologie o fastidi comunque importanti, poiché possono, avendo un'azione un po' irritante, aumentare la problematica già preesistente. Non abusarne, poiché possono provocare, se presi in dosi eccessive o per tempi troppo prolungati, la perdita di elettroliti, per cui soprattutto di potassio, in quanto comunque possono creare anche diarrea se presi in maniera esagerata o per tempi prolungati, dove non servirebbe appunto il loro utilizzo. Sono anche quindi a tenere presenti in caso si utilizzino già dei diuretici, sia dal punto di vista farmacologico, sia dal punto di vista fitoterapico, o comunque altri lassativi anche per cure appunto farmacologiche. La loro azione arriva dopo circa 8 ore dalla somministrazione, ecco perché si consiglia l'utilizzo serale. Qui abbiamo appunto un esempio di integratore dove lo troviamo bello completo, in quanto abbiamo la senna,
la liquirizia che va a diminuire la perdita di potassio, quindi diciamo va a compensare un po' l'azione di perdita di elettroliti. Abbiamo il carvi, che è una spezia che viene utilizzata come digestivo, quindi uno stimolante a livello gastrointestinale e anche un leggero diuretico. Il finocchio, che è un carminativo, ossia aiuto contro gli spasmi, aiuta a buttare fuori un po' i gas intestinali legati sempre magari un periodo di stipsi più o meno prolungato. Malva e melissa vengono utilizzati come lenitivi, per cui antinfiammatori della muscolatura liscia dell'intestino e anche dei rilassanti della muscolatura stessa, perché magari la stipsi può essere data anche da periodi di stress e quindi da delle contrazioni involontarie della muscolatura. La frangula, appunto la droga d'antrachinone, come abbiamo visto precedentemente, e il tarassaco, che è appunto una pianta detossificante a livello epatico e anche appunto dello stomaco e dell'intestino. Nel complesso questa composizione viene utilizzata in capsule, in questo preciso diciamo integratore. Si consiglia appunto l'utilizzo di una capsula alla sera prima di coricarsi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto qui a My Personal Trainer TV.